Questa è tutta la storia, Giuseppe. Io te l'ho messa in ordine, eh? Invece a me Clementina l'ha raccontata da... Che c'è? C'è il giornale, Giuseppe, stai tranquillo. Come puoi uscire fuori al naturale? Dai, siamo sposati da 30 anni, ti conosco. Io mica mi scandalizzo se tu... Guarda, che io lo capisco che sono notizie difficili da digerire. Ma come puoi essere sincero? Dai, sfogati. Sfogati! Aia, oh! Magari davanti a Clementini e ad Antonio la parte, diciamo così, più arcaica della tua natura la teniamo nascosta. Quella da gattone tranquillo vicino al fuoco. Giuseppe, guarda che io lo capisco se sei sconvolto. E sono notizie che ci vorrebbe del tempo per poterle capire. Ma tu lo sai che il tempo purtroppo non c'è mai. Capirai, io ci sono abituata, al giornale è piaciuta tantissimo. Come? Ma poi è finita. Cioè, ho capito, è finita, ma intanto ti è piaciuta. È finita, c'è stata però. Venite qua, adesso vi devo dire una grande cosa. Io sto per inventare una nuova web application. Sì, un collegamento verso un collegamento verso un applicativo remoto tipo HTML5. Voi sapete cos'è l'HTML5? Vedete come fa? Non lo sapete, voi non sapete cosa. Ma come fate? Dico io, come fate a vivere, a lavorare con l'iPad, col telefonino, col computer, se non sapete cos'è l'HTML5? Ma andiamo, dai, lo sanno tutti. Allora, state attenti, l'HTML5 è un linguaggio. Un linguaggio ad oggetti, di programmazione ad oggetti, che permette di implementare tutta una serie di sistemi, a tenere presente il polimorfismo, l'ereditarietà, come fosse Antani. Basta! No, tu la devi smettere di parlare così. Io non capisco, ma io non voglio capire, perché io sono antica. I vecchi concetti vanish, svaniti, ogni tanto gli riaffiorano alla memoria, eh? Ciclaminello, lo aiuterai, Antonio? Beh, dipende in quale campo, ormai io sono multifunzionale. Papà, solo storia.